Salve, un breve commento a queste ultime, diciamo, manifestazioni di demenza collettiva che si stanno verificando sul caso delle trasfusioni di sangue, Novax e Provax. Devo dire che sono sempre più scioccato dalla povertà, concettuale, argomentativa, mentale, non so, dei giornalisti italiani o delle persone che invitano in trasmissione, perché ora ho appena visto una clip demenziale in cui si gridava allo scandalo perché, diciamo, l'idea stessa di non volere il sangue, diciamo, dei vaccinati per trasfusioni sarebbe, no, una manifestazione di razzismo, di chi sarebbero, non, credo che il giornalista abbia detto una frase del tipo, se ricordo bene, ma chi sono gli ariani, i non vaccinati? Allora, facciamo un attimo, diciamo, il punto lo faccio anche così per sfogarmi intellettualmente perché queste sono cose troppo, troppo ridicole. Intanto concentriamoci un attimo sul razzismo, no? Il razzismo è una cosa seria, cioè il razzismo è una manifestazione di discriminazione tra classi di persone, di presunti esseri umani, perché diciamo le forme più esplicite e teoriche di razzismo, che è un fenomeno tendenzialmente moderno, no? Il razzismo, come ho detto altre volte, il razzismo non è una cosa originaria in qualche modo, cioè quello che è originario è la lotta politica è dominante, no? Ci sono delle persone che in qualche modo asserviscono politicamente quelli che perdono le guerre, quelli che servono come forza lavoro. Nell'antichità l'essere servo non significava avere una dignità di essere umano inferiore. Infatti alcuni servi emancipati diventavano anche grandi leader politici, e molti servi erano grandi scienziati e intellettuali del tempo, consulenti dei monarchi. Non c'era l'idea di un'inferiorità di natura. Questo è il fenomeno proprio razzismo bieco, un fenomeno moderno, prettamente moderno, che raggiunge chiaramente il suo sciacallaggio più grande con, diciamo, il saccheggio dei neri africani, che si portano in giro per il mondo per usarli come forza lavoro. Una questione economica, ma che in quel caso teorizza un'inferiorità. L'arianesimo è un caso di razzismo, teorizza l'inferiorità di una razza ed è molto strisciante. E ricordo un film molto bello che fa capire quanto persino in persone in teoria di cultura dell'epoca questo fenomeno in qualche modo si insinuava nel. Però non mi ricordo in questo momento il titolo, quindi in caso ve lo metterò nei commenti, no? Perché come sapete non ho il tempo di prepararmi per questi interventi che faccio, quindi li faccio così come vengono, poi eventualmente bibliografia si mette dopo. Però era un film molto molto interessante, si vedeva che anche in intellettuali inglesi, non tedeschi, si insinuava l'idea che ci fosse un'inferiorità, no? Della razza non ariana. Allora, però il razzismo è un fenomeno però strisciante non soltanto quando teorizza in modo esplicito, ma anche quando lo fa nei fatti. Per esempio, io rimasi scioccato quando andai a studiare a Milano, e io devo dire, sono cresciuto in un ambiente in cui non mi ero mai reso conto di quanto il razzismo fosse estraneo alla mia proprio cultura anche epidermica, perché a Milano a un certo punto trovai questi soggetti che pur essendo buoni, no? Uno di questi era cattolico, andava a messa tutti i giorni, eppure a un certo punto con gli amici si è vantato, no? Di non essere mai sceso sotto il Po. Io non capivo effettivamente, cioè proprio cadevo nel nuvolo, dico, ma che cosa significa? Perché dovrebbe essere un vanto non essere sceso sotto il Po? E continuavo, che poi quando il discorso esplicitamente andò sui terroni, allora capii, no? Che c'era un problema di razzismo. Ora, non è che i polentoni, no? A questo punto penso che teorizzino in scritti filosofici una superiorità di natura della razza di chi sta al nord, no? Ma sicuramente manifestano una certa superiorità, cioè perché l'idea del razzismo sta in una superiorità. Per
Per esempio, il razzismo tipico di sinistra, della sinistra politica, è quella di considerare inferiori intellettualmente tutti quelli che non sono d'accordo con loro, tutti quelli che non votano per loro, no? È una cosa tipica, no? Chi non vota per un certo partito è... Infatti, la crisi intellettuale di sinistra è proprio questa, che sta nel fatto che è sempre più evidente che a fronte di una presunta superiorità culturale c'è in realtà una maggiore mediocrità, da tutti i punti di vista. E il razzismo contro i Novax è chiaramente un razzismo, già nel termine Novax si esplica questo razzismo, che parte da un'idea che Repubblica ha creato anche come inferiorità culturale. Perché vedete, alla fine è un problema soltanto di terminologia. Dire che un soggetto è inferiore lo puoi dire o perché ha il colore della pelle di un altro tipo, o perché per ipotesi il fatto stesso di pensare certe cose implica un'inferiorità. Quindi quando Repubblica dice queste stupidaggini, no, che chi è Novax, che poi appunto il Novax è proprio un termine razzista, cioè è coniato per essere razzista, cioè il Novax è un termine razzista, vuole creare una classe di persone da odiare, da considerare come inferiori, per vari motivi, anche motivi di persecuzione politica, ma è un termine razzista, questo va capito. Cioè, il razzismo è quello che identifica l'altro come categoria, come inferiore, e quindi lo attacca, lo emargina dalla vita sociale, lo perseguita in vari modi, no? Cioè, in alcuni casi si danno frustate, in altri casi non li si fa entrare al bar e al ristorante. Ma per esempio un fenomeno razzista, quando Repubblica dice che il Novax non ha neanche la terza media, o si fa la sociologia del Novax per fare capire quanto sia stupido, cretino, ignorante, inferiore da tanti punti di vista, questo è proprio razzismo allo stato puro. Ed è il razzismo più, diciamo, mediocre, perché dovrebbe avere una sorta di sfondo intellettuale. Quindi il razzista, che di per sé è un essere spregevole e ignorante, vuole farlo dicendo di essere intellettualmente superiore. Cioè, è proprio da un certo punto di vista, per me è il massimo della barzelletta. Cioè, la gente in Repubblica che a malapena sa leggere e scrivere attacca gli altri diventando razzisti nel modo più schifoso. Con carta e penna, teorizzandolo, creando persecuzioni, odio sociale, come tutto questo governo. Questo è un governo razzista, diciamolo. Cioè, il governo italiano in questo momento è razzista, ma è razzista in senso teorico. Io lo spiego, siccome io non sono un quacquaraquà di quelli che vanno in questi talk show televisivi, ma sono un intellettuale serio, parliamo di razzismo in modo serio. Il razzismo è quello che crea divisioni tra classi sociali, tra categorie di persone, attaccando una classe perché per ipotesi è inferiore. Ora, l'inferiorità, che però deve diventare atteggiamento sociale, è quello il fenomeno più brutto del razzismo, perché diventa un problema sociale di emarginazione, di persecuzione a tanti livelli. Ma parte da un'idea di inferiorità, che in questi casi la si usa in termini intellettuali, come tipicamente fa la sinistra, no? E mi dispiace per gli amici di sinistra, ma questo è un tratto della loro cultura. Quindi ci sono persone di sinistra che io rispetto, ma purtroppo il tratto della loro cultura è quello. Non c'è niente da fare. Cioè, ora, questo è razzismo, è proprio razzismo. E il razzista, come succede spesso nelle cose un po' diaboliche, no? Cioè, la persona cattiva poi si arrabbia ancora di più quando viene attaccata in quella stessa cosa, no? Quindi è tipico del razzista dire agli altri che sono razzisti quando poi fanno qualcosa che a lui sembra uguale. Perché siccome il razzista comunque è intellettualmente inferiore, moralmente inferiore, ma anche intellettualmente inferiore, non coglie le differenze, non le capisce. Quindi per lui, se c'è un problema di trasfusione di sangue, diventa automaticamente razzista. Poi ho sentito in questa trasmissione anche un'altra un po' mediocrità intellettuale, come se fosse un fenomeno religioso, cioè come se il Novax non volesse la trasfusione per un problema religioso. E quindi è chiaramente, vabbè, è cretino, però siccome lo fa per fede, allora accettiamo anche la questione di fede. Altra panzanata, cioè proprio è come se alcune persone non abbiano la capacità proprio intellettuale di cogliere le differenze. E vabbè, sono stupidi, però che gli sia così tanto spazio alla stupidità mi sembra un po' esagerato, bisognerebbe porre un limite. Allora, fatemelo dire in modo chiaro, il problema della trasfusione di sangue è un problema serio, perché
Posto che questi farmaci sperimentali, queste terapie geniche che sono state definite vaccini come operazione commerciale, che però, siccome la gente che guarda la televisione e che non capisce le cose non se ne rende conto, il termine vaccino è sbagliato, è stato usato in modo puramente commerciale. Quindi chiamarli vaccini è soltanto un modo per prendere in giro la gente, e dal mio punto di vista tecnico, una frode del consenso informato. Non sono vaccini, sono farmaci che hanno delle tecnologie nuove che implicano delle manipolazioni. E che di cui non si sa nulla ancora di quali potrebbero essere gli effetti di lungo periodo. Persino i responsabili delle case farmaceutiche hanno detto che in realtà si saprà tra 10 anni che cosa veramente dipende da queste cose. Ora, Pfizer ha pure, diciamo, espresso la preoccupazione a livello commerciale nei suoi organi interni sul fatto che, quando si saprà bene tutto quello che è avvenuto anche nei test e nei trial clinici, potrebbe esserci qualche scandalo che farà crollare un po' le vendite e creerà problemi di modifica, no? A livello così, di business, no? Finanziario. Ora, al di là di questo, il problema è che di questi farmaci che sono sperimentali, sono stati messi in commercio dopo 2 mesi di sperimentazione, quindi la sperimentazione sugli esseri umani è praticamente com appena cominciata, normalmente dura 5 anni. Ora, tecnicamente di queste cose non si sa niente, non si sa che effetti potrebbero avere da nessun punto di vista. Ora, è possibile che non facciano nessun altro effetto, però come prudenza, lasciamo stare il razzismo che questa è per i mediocri, no? E che parlano in televisione, per gli ignoranti, per i razzisti, no? Che per adesso, siccome ce l'hanno con i Novax, ogni cosa che riguarda i Novax diventa un problema. No, il problema è questo: se veramente non sappiamo quali potrebbero essere gli effetti di lungo periodo di questa terapia, come ho detto in altri casi, e lo ripeto, no? Cioè, è possibile che tutti i soggetti non vaccinati saranno una salvezza per il futuro della popolazione, potrebbero essere effettivamente dei soggetti che mantengono una certa integrità fisica che gli altri invece non hanno, che magari ci saranno altri modi per recuperarla, non lo so, o forse il problema non si porrà nemmeno. Ripeto, io non ho un'opinione pro o contro su questo, semplicemente io riconosco l'incognita, perché l'incognita è in re ipsa, cioè sta nelle cose. La sperimentazione di farmaci dura 5 anni perché l'unico modo di sapere che cosa provocano sugli esseri umani, per una grossissima percentuale dei farmaci che non è teorizzabile in anticipo, si guarda nell'osservazione statistica di quello che succede. Bisogna avere un tempo prudenziale per essere certi che tutto sommato abbiamo le idee abbastanza chiare di quali sono le conseguenze. Queste idee ovviamente in questo momento non possiamo averle chiare, quindi non sappiamo cosa succederà. Quindi se io posso scegliere in questo momento tra, dovendo ricevere del sangue dall'esterno per me, per i miei figli, per i miei cari, tra un sangue di cui so le potenzialità e un sangue di cui non so che potrebbe, se potrebbe causare dei problemi, ma è ovvio che scelgo quello più sicuro. E questo è scienza, non è, questo è un atteggiamento scientifico, prudenziale, non è un problema di razzismo. Il razzismo invece è di questi qua che adesso si stracciano le vesti perché, siccome sono razzisti, lo sono stati. Voi spiegatemi qual è il senso, se non di razzismo, di persecuzione di una classe di persone che bisogna costringere, no? A diventare intelligenti, no? Come questi qua al governo. E di discriminarli tra un turista che viene in Italia e loro che sono in Italia. Non c'è nessuna giustificazione di questo, lo sappiamo, no? Ma perché un turista che viene in Italia può fare cose che il non vaccinato può fare? Cioè, scusate, il contrario, non può fa il turista può fare cose che il non vaccinato non può fare in Italia. Perché? Se non per un problema di persecuzione razzista contro una classe di persone. E ripeto, andiamo alla sostanza del razzismo. Il razzismo no, è un atteggiamento che crea una differenza tra classi sociali, che poi mi si dia l'emancipazione dalla condizione di schiavo e di razza inferiore in un certo momento storico, tramite un certo tipo di procedimento giuridico o di meriti acquisiti, o piuttosto che tramite la vaccinazione. Questo è un legalismo, cioè in questo momento c'è un fenomeno di razzismo molto, molto brutto che esiste in Italia e di cui purtroppo l'elite, diciamo, oligarchica al potere non vuole affrontare, non vuole rendersene conto. I giudici non si rendono conto perché seguono, diciamo, il potere politico del momento, perché purtroppo ormai il potere bieco, il potere nudo e crudo, determina tutto. Ma non parlatemi di razzismo sulle trasfusioni, perché io,
che vorrei trovarmi quelli di Repubblica davanti, o certamente un po' più della terza media, ma se io devo scegliere in questo momento per mio figlio una trasfusione di sangue, ma non c'è dubbio che chiedo sangue di un soggetto non vaccinato, potendo averlo. Poi in fase di emergenza, se non c'è pazienza, rischio. Ma devo conoscere i rischi. Cioè, io non lo so, nessuno può sapere questa cosa. Vi ricordate all'inizio si diceva no, ma la spike resta qua, poi si scopre che invece va in circolo. Nessuno ne sa niente. Dove va questa spike poi, che è una tossina? Potrebbe avere delle manipolazioni a livello di mRNA, di manipolazioni di altro tipo, ma che ne sappiamo? Cioè, in parte si può teorizzare qualcosa, ma lo vedremo dopo. Può creare dei problemi, ma chissà. Nessuno può garantire queste cose. Chi dice di poterle garantire è una persona che di scienza non capisce niente. Perché una scienza che si basa sull'osservazione statistica del futuro non può essere anticipata dai giornalisti deficienti del presente. È giusto? Quindi, parliamoci chiaro. Chi parla di razzismo su questo problema non solo non ha capito niente, ma lo fa perché è razzista e adesso gli brucia che quei soggetti inferiori, che fino adesso ha trattato come inferiori e ha voluto ghettizzare e perseguitare, possano essere quelli che dicono no, ma adesso sono io che però voglio qualche cosa che in qualche modo mette a livello inferiore quella che secondo te era la razza dominante. Cioè loro si stracciano le vesti come un bianco in questo momento si arrabbierebbe in un momento di razzismo contro i neri se il nero dicesse: ma io in questo momento però vorrei il sangue del nero, non quello del bianco. Ma come ti permetti tu? E allora che cosa sei tu, l'ariano? Tu sporco negro? Cioè questa è la reazione che stanno avendo. Loro hanno fatto, attaccato in tutti i modi, in modo razzista, spudorato tutti i soggetti inferiori che hanno chiamato Novax. Che adesso un Novax si alzi e pretenda una superiorità, da qualche punto di vista gli brucia terribilmente. È proprio il bianco che attacca il negro in un momento di razzismo contro il negro. Questa è la cosa che sta succedendo. Ora, vorrei chiarirlo, non è un problema di razzismo. Noi persone come me, a differenza di voi, non siamo razzisti, siamo razionali. Quindi non sappiamo bene che cosa può succedere domani ai vaccinati. Sappiamo che gli effetti avversi già sono molto di più di quelli che si immaginavano. E ancora non si sta facendo un'adeguata farmacovigilanza, questo lo sappiamo. Non si fanno studi incrociati seri per capire gli effetti avversi, perché non si vogliono fare, ma in altri stati si stanno già facendo. Gli effetti avversi sono pesantissimi. Sono tanti e pesantissimi, e come io sto cercando di studiare anche in questo periodo, credo a tutto proprio che già oggi per alcune fasce di popolazione, come i bambini, siano superiori, cioè il vaccino faccia peggio del Covid, ma io su questo, numeri alla mano, non ho più dubbi ormai. Come non ho dubbi sul fatto che chi sta al potere è un utilitarista che di questo non si preoccupa, non gli interessa se muore qualcuno, gli interessa soltanto coprire le proprie malefatte e proteggere i propri interessi. Ma razzista, no, dai, ma siete voi razzisti. Ora non scherziamo, no? Cioè, e smettetela di dire cretinate in televisione, cioè, smettetela di fare demagogia. Ma venitelo a dire a me in faccia queste frignacce, vediamo come risponde uno che sicuramente ha studiato un po' più di voi.